inizia tra i cori dei suoi il bis da sindaco di Federico Pizzarotti. Con 1.500 voti di scarto al primo turno, diventati 10.000 al ballottaggio, l'ex grillino ha messo ancora una volta all'angolo il centro-sinistra, che a Parma non vince da 20 anni. Io avevo ipotizzato un 55-58, cioè ci poteva stare che non fosse un 51, ma sarebbe stato, poteva andare bene anche un 51, un 50 e mezzo. Però era, questo risultato vuol dire che tanti hanno scelto, come dire, di darci fiducia per altri 5 anni. Il PD è rimasto un po' asfaltato, penso, questo giro. Abbiamo vinto! Wow! Ma oltre al PD, il grande sconfitto è Beppe Grillo. I 5 Stelle sono scomparsi persino dal Consiglio Comunale ed è arrivato il momento di rispondere al leader pentastellato che dopo l'addio gli aveva augurato di godersi i suoi 15 minuti di celebrità. Perché, insomma, se c'è una risposta che possiamo dare a Grillo è quella che i 15 minuti sono trasformati in 5 anni di governo. Questo penso che sia una bellissima sorpresa, un bellissimo risultato che forse farà venire il mal di pancia a qualcuno lontano. Noi non abbiamo nessun pensiero di accredine, non ce l'abbiamo con nessuno, noi volevamo continuare a governare per noi, i cittadini ce lo hanno permesso. Abbiamo fatto tutto da soli. Adesso la vittoria è tutta sua ed è la lista Effetto Parma, simbolo dei delusi dal movimento, diventato un marchio in altre città e che potrebbe diventare grande. È arrivato il momento di Effetto Italia. No, adesso è arrivato il momento di concludere la giunta, poi per il dialogo con altre città, col dialogo per, come dire, per costruire qualcosa, penso che ci sia tutto il tempo in questi 5 anni. Penso che ognuno dei 5 Stelle, guardando i risultati anche, e anche rispetto alle altre città, si farà delle domande e si darà delle risposte.